buongiorno a tutti, apro il consiglio di oggi. Il Consiglio Metropolitano di Torino, presieduto per la prima volta da Chiara Appendino in veste di sindaca metropolitana, ha approvato la delibera che prende atto degli equilibri di bilancio in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 prevista dopo la pausa estiva. Le forze politiche hanno convenuto su di un testo tecnico che evita ogni richiamo a un possibile predissesto finanziario dell'ente, votando un emendamento proposto dal gruppo consigliare Città di Città e illustrato dal consigliere Alberto Avetta. L'emendamento ribadisce l'intenzione di approvare il bilancio di previsione dopo la pausa estiva e di far partire le procedure per i servizi essenziali non rinviabili, come lo sgombero neve e la manutenzione delle sedi delle scuole medie superiori. La sindaca Appendino ha ricordato il difficile quadro normativo e i tagli alle risorse decisi dal governo negli ultimi anni, tagli che mettono a rischio l'erogazione di servizi essenziali, nonostante le molte competenze rimaste in capo alle città metropolitane. Il Consiglio ha anche approvato la surroga dei 6 consiglieri metropolitani decaduti dall'incarico, in quanto non sono più sindaci o consiglieri comunali, e l'ingresso nell'assemblea di Piazza Castello dei sindaci di Verolengo e di Orbassano, Rosanna Giachello ed Eugenio Gambetta. Dal Consiglio Metropolitano oggi un segnale politico preciso con questa delibera ed è un segnale unitario. Sì, un segnale politico importante, forte, che porteremo avanti nelle prossime settimane, un richiamo all'importanza della città metropolitana e la difficoltà che sta vivendo perché ha bisogno di risorse che il governo deve impegnarsi a dare, se no si tradurrà in tagli a servizi essenziali e noi non possiamo accettare una cosa del genere. Nel concreto che cosa deve succedere nelle prossime settimane perché le città metropolitane possano approvare il loro bilancio di previsione? Noi oggi abbiamo approvato degli equilibri di bilancio, che sono equilibri esistenti, per poter approvare il bilancio sostanzialmente per quanto riguarda la città metropolitana abbiamo 27 milioni che mancano, quindi noi faremo in realtà una proposta al governo per permetterci di utilizzare almeno l'avanzo per coprire questa parte di spesa corrente, porteremo avanti questa posizione a livello nazionale, ma non è solo una questione di quest'anno, si tratta di far capire qual è il ruolo che vogliamo dare alle città metropolitane e quindi si parla anche di 2017 dove sono già previsti tagli, quindi l'azione che faremo, che farò sarà quella anche tramite i nostri parlamentari, i nostri portavoce a livello nazionale di segnalare la situazione di gravità e di aprire un tavolo affinché si torni a ragionare di un ente locale importante che ha bisogno di risorse per poter funzionare. Nell'immediato bisogna fare gli appalti per lo sgombero neve, per la manutenzione delle scuole, queste sono le emergenze, poi si penserà poi a quello che è l'equilibrio futuro. Sì, per farlo servono le risorse e quindi noi ovviamente adesso ai primi di settembre approveremo il bilancio, nel frattempo ci stiamo predisponendo per poter avviare le gare al momento in cui verrà approvato il bilancio perché siamo assolutamente consapevoli del fatto che ci sono 2 servizi importanti che sono urgenti, quindi siamo a lavoro per tutto ciò.